Ciao a tutti. Uno dei grandi maestri che ho avuto anche la fortuna di conoscere, che ha reso famoso il manga, il fumetto giapponese nel mondo, è senza dubbio Katsuhiro Otomo. Otomo è stato l'autore di una saga memorabile, tra le altre perché ha fatto un sacco di libri bellissimi, di storie bellissime, però sicuramente Akira è stata la più celebre. Ci sono varie leggende. Si diceva negli anni 80 che le keiretsu giapponesi si fossero unite per decidere l'invasione dell'Occidente attraverso il fumetto, scegliendo come testa d'ariete Akira. Le Keiretsu sono un conglomerato di varie industrie alleate tra di loro, non so, la Sony insieme alla Mitsubishi, per fare un esempio scemo. Io non so se questo è leggenda, come credo, oppure verità, però sta di fatto che Otomo è sicuramente esploso come fenomeno a livello mondiale. Nel periodo degli anni 80, attorno al 1987, ricevetti da un amico giapponese un pacco che conteneva il primo volume di Akira e fu una grande sorpresa, un volume così grosso che raccoglieva tutta una serie di storie uscite su rivista di Akira, così come noi lo abbiamo conosciuto in un secondo momento. Akira in Giappone era in bianco e nero e io vidi questo disegnatore sicuramente molto abile che mi ricordava Mebius, mi faceva pensare a Mebius e che aveva però un uso degli sfondi estremamente tecnico, non espresso attraverso colpi di pennino o di pennello, era tutto fatto con la riga, la squadra e i rapidograph per intenderci, quindi linee molto fredde. All'inizio rimasi sorpreso, certo il corpus narrativo era impressionante, a quell'epoca c'era in Europa una grande influenza del fumetto francese, il fumetto francese aveva degli album cartonati a colori di formato grande, classici, come quelli di Tintin o di Blake e Mortimer per esempio, e questi erano di 48, 52 o 64 pagine. Quindi trovarsi improvvisamente davanti a un volume di Akira di svariate centinaia di pagine faceva impressione, perché tu vedevi la possibilità di raccontare delle storie in una maniera molto complessa, sviluppata. Un'altra cosa che era molto impressionante era l'idea di questo mondo, questa Neo Tokyo, in cui la megalopoli Tokyo veniva raccontata in un futuro in cui c'erano queste sette di motociclisti teppisti, questi scontri da gang, e c'era comunque un dopo bomba, perché si apriva la saga con un'esplosione atomica, quindi c'era l'incubo della bomba. Questo era un approccio alla fantascienza molto differente e epico, era molto differente da quello del fumetto di fantascienza degli anni 70 europeo e degli anni 80 europeo. Io mi ricordo che avevo disegnato nel 1982-83 Ishiki no Kashi, che era una storia ambientata in un Giappone del futuro, e quindi ero particolarmente sensibile e curioso di vedere come un giapponese invece raccontava il suo Giappone futuribile. Erano due storie, due approcci molto differenti, però entrambi raccontavano un Giappone distopico in qualche modo, e non era un caso che io avessi ricevuto da questo amico giapponese proprio quel fumetto. D'altronde nel 1987 fui contattato da Ryuichi Sakamoto, il famoso musicista che poi sarebbe diventato celeberrimo anche per la colonna sonora dell'Ultimo Imperatore, premio Oscar e fondatore della Yellow Magic Orchestra, e lo stesso Sakamoto mi chiese di disegnare per lui una storia di fantascienza ambientata in un Giappone futuribile. Quindi era nell'aria questa cosa, questa sensazione, questo sentimento. Io venivo dal mondo delle avanguardie europee del fumetto e trovarmi davanti questo che era un rivoluzionario, che lavorava chiaramente, poi scoprì con uno studio che aveva fatto questa saga che diventava sempre più famosa, sempre più popolare, si diceva all'epoca che aveva superato il milione di copie vendute, ero abbastanza incuriosito e estasiato. Poi avrei lavorato per la sua stessa casa editrice e sarei diventato amico del suo editor, che è una figura importantissima nel mondo del fumetto giapponese, si chiamava Tamiya, adesso è morto, è scomparso, e fu anche ospite a casa mia a Bologna. Noi ci incontravamo in occasione delle grandi cerimonie eccetera, e io mi ricordo che rimasi esterrefatto quando vidi le prime sequenze dell'anime di Akira, che reputo ancora oggi un capolavoro. Akira era meraviglioso, era un mondo, un universo nel quale tu precipitavi, ed era un universo estremamente credibile, composto da, come un calidoscopio, da tanti aspetti della cultura antica e moderna giapponese nella quale io mi stavo addentrando e con la quale mi identificavo. Il Giappone, lo si sarà capito, è uno dei miei grandi
grandi amori della mia vita da un punto di vista culturale. Poi avrei cominciato a lavorare per la Kodansha. Come è cominciato questa mia collaborazione con la Kodansha? La Kodansha era la casa editrice di grandissimi autori come per esempio Yukio Mishima nella letteratura, ma era anche l'editore di Akira. E una volta io, parlando con il dipartimento di vendite internazionali, dissi che secondo me era il momento di creare delle collaborazioni tra gli autori occidentali e gli autori giapponesi, e fui praticamente preso da una parte, portato in una stanza dello stand della fiera di Bologna della Kodansha, molto riservata, molto chiusa, e mi chiesero come facevo a saperlo, e venni a scoprire, per puro caso, perché era solamente una mia intuizione, una mia idea, venni a scoprire che si stava pensando di fare una collaborazione tra Alejandro Jodorowsky e Kazuhiro Otomo. Questa collaborazione poi non si sarebbe mai realizzata, però era questo il progetto, e stiamo parlando dei primi degli anni 90, 1991. Questo è stato il prologo del mio incontro successivo a Tokyo con Kazuhiro Otomo. Invece l'avrei poi incontrato qualche anno prima, verso la fine degli anni 80, a Bologna, quando lui venne, e avremmo parlato brevemente di che cosa stava succedendo. Poi l'avrei rincontrato quando vidi l'anime e ebbi occasione di vedere dei volumi dello storyboard, che sono rarissimi da trovare. Otomo fu così carino da mandarmi in albergo come omaggio una copia dei due volumi dello storyboard di Akira, presi direttamente dalla sua biblioteca. E io ero estremamente ammirato da alcuni elementi suoi. Uno, il metodo. È un disegnatore di un metodo implacabile, impressionante, di una qualità sempre altissima, molto preciso. Due, il controllo. Kazuhiro Otomo ragiona nel mondo del fumetto e delle sequenze che lui disegna e fa disegnare ai suoi assistenti come un regista, cioè lui controlla continuamente la narrazione, esattamente come un burattinaio controlla il movimento dei suoi pupazzi. Otomo è un grande costruttore di tensione, per esempio, una tensione narrativa estremamente drammatica e contagiosa, e la saga Domu ne è un esempio. È un racconto in un ambito abbastanza ristretto, meravigliosamente gestito per quanto riguarda le espressioni, le attese, la tensione che sale, eccetera. Io penso sempre a Otomo come a una figura un po' particolare nel mondo del cinema, cioè come Stanley Kubrick. Per me l'anime di Akira, che a un certo punto ha uno sviluppo diverso da quello della serie a fumetti, ha la stessa importanza che può aver avuto, non so, 2001 Odissea nello spazio nel mondo del cinema e della fantascienza. Lo trovo un'opera fondamentale e trovo Otomo uno dei più grandi visionari della cultura giapponese. Leggende rispetto a Otomo, penso che queste siano più vere rispetto a quelle che ho raccontato prima. In America uscì la versione a colori e nel verso di lettura occidentale di Akira, lo colorò Steve Olive, che fece un ottimo lavoro, e mi dissero alla Kodansha che solo della versione americana in Giappone ne avevano venduto 300.000 copie, perché gli allievi delle scuole, del liceo, lo usavano per imparare l'inglese. Quindi era un ritorno, diciamo, in una forma completamente inattesa, diciamo, di questo tipo di lavoro. Otomo poi si sarebbe diviso tra il cinema e il manga. Il linguaggio del fumetto gli piace molto, però il cinema ha mezzi pazzeschi come il suono, la musica, e quindi per una mentalità che cerca anche una tensione drammaturgica è molto interessante, molto affascinante. Si dice che adesso stia disegnando nuovamente dei manga. Trovo incredibile che sia stato così celebre e celebrato in generale negli anni 90 e poi nel 2000-2010 quasi dimenticato completamente. Adesso sembra che ci stiamo risvegliando e stiamo capendo bene i pesi. Va da sé che il fumetto di Otomo ha influenzato anche lavori successivi del manga fantastico giapponese, per esempio Masamune Shirow sicuramente non sarebbe esistito nella stessa dinamica e importanza se non ci fosse stato un apripista come Otomo. Ma al di là di tutto, penso che Otomo sia ancora estremamente presente, attuale e da studiare nei minimi dettagli, perché è uno degli assi del fumetto contemporaneo. Ciao! Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it,
iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni e i link in descrizione per tutto questo. Ciao!